Vincenzo Colarusso, SD Running Club Camerota, quarta edizione della Camerota Live. Tanti piccoli runner si stanno preparando per questa staffetta che apre il momento agonistico. Alle nostre spalle questo tabellone, progetto atletico attiva con tanti disegni che riguardano appunto lo sport. È un bel momento per coinvolgere anche tu. Sì, grazie soprattutto ai spettatori di Usati Web TV che salutiamo e di Radio Alfa che oggi ci onora con la presenza di Vito Sansone. La Camerota Live, come ormai giunta la quarta edizione, come tu ben dicevi, si appresta anche per il quarto anno consecutivo a fare la staffetta per i bambini, la 6x200. È una specialità, come tutti sappiamo, dell'atletica leggera e coinvolgiamo i ragazzi, li stiamo coinvolgendo già da quest'inverno con un assaggio di alcune specialità di quella che è lo sport dell'atletica leggera. Siamo partiti infatti, come tu ben dicevi prima, del progetto Atletica Attiva. Il progetto Atletica Attiva ha coinvolto le due società sportive, la SD Running Camerota e la SD San Giovanni Appiro Golfo di Policastro, in questo felice connubio che ha visto la partecipazione dei nostri ragazzi del comune di Camerota e del comune di San Giovanni Appiro. Il nostro intento oggi è proprio quello di promuovere l'atletica leggera in questi territori che sono un po' carenti sotto questo aspetto e l'auspicio che anche i nostri comuni si attrezzino per poter investire in termini di attrezzature. Visto che ciascuna squadra sarà contraddistinta da un colore specifico? Sì, sì, un'immersione di colori, quella che oggi sarà sempre questa quarta edizione della Camerota Live, che sposerà benissimo con il colore azzurro del mare in questa splendida giornata di sole. Un'ultima cosa, il progetto Atletica Attiva naturalmente non è limitato e non si ferma a questa quarta edizione della Camerota Live. Come si sta sviluppando? Come si sviluppa e quali sono? Sì, si svilupperà come tanti altri corsi che si svolgono sul nostro territorio e ci attiveremo un po' sulle attrezzature che i nostri territori presentano. Ecco, questo è un modo per potenziare queste attrezzature che abbiamo sul territorio. Abbiamo qualcosa su San Giovanni Appiro, anche sul nostro comune di Camerota e l'impianto di Celle Borgheria che si presta a tal proposito in una bella location che fa proprio per l'atletica leggera. Bene, allora siamo proprio pronti. Allora bimbi, benvenuti quindi alla Camerota Live Kids, velocemente perché parliamo di velocità e velocemente noi faremo questa bella prova di velocità, specialità nell'atletica leggera, la staffetta, tante volte l'avete goduta, vi siete emozionati anche a scuola, vi siete emozionati anche durante il progetto dell'atletica attiva, il progetto Atletica Attiva che abbiamo condotto quest'anno, quindi ci accingeremo ora a partire. Allora, facciamo un attimo appello velocemente, abbiamo in squadra Marina Kids con il capitano Domingo Forte, poi abbiamo San Giovanni Appiro Red. Dove sono i San Giovanni Appiro Red? Eccoli qua con capitano Magliano Sofia, poi San Giovanni Appiro ancora Green, dove sono? Eccoli là, Green con capitano Finamore Samuele, dov'è? Benissimo, poi abbiamo da Camerota SOS Sorriso, capitano Calicchio Carmelo, dov'è? Sei un po' distratto. Poi abbiamo ancora San Giovanni Appiro The Best con Paladino Maria Clementina. Bene, allora, staffetta voi la conoscete già, ragazzi, la ripetiamo velocemente, intanto vi mettete in fila per uno. Cominciamo. Partiamo con una squadra, visto che sono numerosi quelli di San Giovanni Appiro che hanno presentato quest'oggi ben tre squadre da San Giovanni Appiro, quindi ragazzi veramente un bel applauso, ce lo dobbiamo fare tutti veramente, tre squadre da San Giovanni Appiro, una da Camerota e una di Marina. Bene, allora parte una squadra di San Giovanni Appiro con una squadra di Camerota.
Allora, facciamo partire la squadra di Yellow San Giovanni. No, sono sì, San Giovanni a Piro Red con Camerota SOS Sorriso. Bene, allora ragazzi, quindi si parte, siamo due giudici, cioè il professore Mimmo Infranca, poi ci sono io come giudici che prendiamo i tempi. Va bene, si prendono i tempi. Quello che è importante è che ognuno di voi corre per conto proprio, è concentrato sul tratto che deve fare. 100 metri da qui. Allora, quindi partiamo con la spiegazione, lo sapete già. Allora, quindi in gara sono i Red San Giovanni a Piro e i Gialli SOS Sorriso. Allora, il primo parte con il testimone, fa questo tratto di 100 metri più 100 metri, va bene? Arriva qui e dà il testimone al compagno che sta dietro, messo in fila per uno, va bene? È importante che si parte dietro a questa linea, va bene? Questa linea immaginaria, eccola qui, non la dovete superare questa linea immaginaria. Vedete che qui a terra c'è anche una P, no, la partenza, questa linea immaginaria non la dovete superare. Al fischio si parte, ai vostri posti è una posizione importante, quella che si usa nella corsa, voi le sapete già un po' queste cose, no? Attenzione, non sprechiamo subito le energie, va bene, via il giallo che riparte, non sprechiamo subito le energie, gestiamo bene il tutto. Togliamoci dalla corsia, togliamoci dalle corsie per piacere, grazie. San Giovanni a Piro Green e Red, San Giovanni a Piro Red. Bene, ancora l'ultimo, siamo agli ultimi staffettisti della 6x200 Camerota Live X 2015. Vito! Ecco l'ultimo staffettista dell'SOS Sorriso. Ci siamo, forza San Giovanni a Piro, San Giovanni a Piro con Sofia. Show me what you got.
ecco, l'ultimo salmentista Carmelo Canicchio, ogni tempo nella squadra 3.59. Bravi ragazzi, un applauso, dai, bravissimi, bravi, bravi, bravi. Anche per San Giovanni Appio con Raffaella, dai, ci siamo agli ultimi metri. Bene, bene, bene. Ok, proseguiamo ancora con le altre squadre in gara. Marina Kids con il capitano Domingo Forte. Poi abbiamo dall'altro lato, dall'altro lato, The Best ancora San Giovanni Appido con il capitano Clementina, Maria Clementina. Bene, ai vostri posti. Non esageriamo molto all'inizio, soltanto sono gli ultimi metri che dobbiamo concentrarci di più sulla velocità. All'inizio ragazzi fate dei bei passi lunghi, poi nel finale che date tutto voi stessi, dai! L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora un metro, le mareggiate, le code di balena, il cielo senza luna. L'estate addosso, il gesto un braccio rotto, la voglia di tuffarsi, guardare entrare in acqua. Ma bene, ho visto che sono un tasso. Forza Viana, dall'altro lato ancora c'è San Giovanni Appio. Oriana che porta il testimone a Francesco. Francesco che parte. Ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno. Prima che il vento si porti via tutto e che settembre si porti con il frano felicità. Bene, giro di po' ha fatto quasi contemporaneamente. Due Francesca in campo, Francesca e Francesco. Forza ragazzi, forza bambini, ognuno concentrati sul vostro percorso. Mai guardare il compagno a fianco, forza. Lento all'inizio, appena lento all'inizio ragazzi, bravo. Poi dopo nel finale allungare il vostro passo, massima velocità. La protezione zero, spalmata sopra il cuore. Le scarpe addosso, come un vestito rosso. La musica che soffia via da un bar. Un culo, un paloma, l'amore di una sera. Gli amici di una vita, la maglia dei mondiali scolorita. Prima che il tempo si porti via tutto. E che settembre ci bene, anche qui. Felicità. Bene, i gialli che si sono confusi con il colore turchese, i gialli che sono andati aggiunto al colore turchese, alla squadra del colore turchese. Bene, mi raccomando, dietro alla linea, non commettiamo, cerchiamo di non commettere le penalità, perché altrimenti poi ci sono 5 secondi da aggiungere sul tempo finale. Beh, mica si scherza, 5 secondi, con un secondo si vincono gare, Eccolo qui, bravo Carmelo. Bene, bene, un applauso ragazzi, perché veramente questo è importante, per i ragazzi in questa specialità che è entusiasmante. La specialità è la staffetta dell'atletica leggera in campo oggi sul porto di Marina di Camerota, la Camerota Live Kids. Terminano tutte e due le squadre con
in campo la squadra Marina Kids. Ecco qui, siamo giunti alla quinta squadra partecipante. Ci siamo? Siamo pronti? Anthony dall'altro lato, a posto? Anthony, ci siamo? E siamo giunti quindi alla quinta ed ultima squadra di questo della Camerota Live 2015, Camerota Live Kids, progetto Atletica Attiva. Siamo pronti? Ai vostri posti? Attenzione, toglietevi dalle corsie, stanno svolgendo la loro gara i ragazzi di San Giovanni a Pino Green con Samuele il capitano. Nella staffetta, come in ogni squadra, come in ogni gioco di squadra, è importante il capitano fa da guida, il capitano motiva i giocatori, i propri compagni in campo, è il referente, quindi attenzione, un bel compito Samuele, bravo. Ci siamo, tocca a Giuseppe, come prima Francesco, lo stesso Francesco Giuliani, Giuseppe Magliano ancora in corsia, sta per terminare i 100 metri, giro di boa anche per lui e riparte per gli ultimi 100 metri. Nonostante i tempi che abbiamo cercato di siamo stati credo abbastanza precisi nel prendere i tempi, ma tutti i bambini chiaramente saranno premiati della Camerota Live Kids e ci prepareremo poi più tardi anche ad una classifica di un primo, un secondo e terzo posto. Eccoci qua, ci siamo, è l'ultimo, è vero Samuele? Dov'è Samuele? Eccolo lì, Samuele, eccolo, ecco il compito importante, ecco Samuele si è assunto perché è l'ultimo, il capitano vuole recuperare preziosi secondi. Eccoci qua, gli ultimi metri anche per Samuele, bravissimo. 3:29:22. Bene ragazzi, potete rifocillarvi bene, un grande applauso perché termina qui la Camerota Live Kids. Alla fine volevo
Presidente Sandro Tennaia, presidente, tra l'altro non è un caso che abbiamo i giovanissimi qui, un fil rouge che lega il settore master assoluti a quello dei giovanissimi, è un discorso che la federazione sta facendo da tempo con lei in prima linea. Sì, noi abbiamo avuto sempre la sensibilità di abbinare agli adulti il settore giovanile ed in particolare questo, lo dico con simpatia, avviene sistematicamente qui a Marina di Camerota, perché questa iniziativa viene coniugata con l'altra che si fa invece a maggio ed entrambe hanno una spiccata sensibilità nei confronti dei giovani. In particolare poi questo evento che è frutto di un impegno che non è episodico, ma come potete vedere ci sono dei lavori fatti dai ragazzini, quindi è stato un discorso lungo, è stato un convincimento lungo, è stato proposto e realizzato. Queste sono le iniziative che lasciano il segno e che promettono bene affinché questi giovani atleti, definiamoli così, possano avere una carriera sportiva che serva al benessere fisico, al mantenimento della salute. E poi se c'è qualcuno che vuole vincere una medaglia alle Olimpiadi, che ben venga, questo è il nostro augurio. Grazie Presidente. Carlo, vieni un istante, ti rubo giusto un istante, so che se le prese con il coordinamento della fase della premiazione saremo velocissime perché c'è la spettacolare festa dei pescatori che seguirà poi il nostro momento. Bello avere questo filo rosso che lega i giovanissimi con gli atleti adulti che hanno partecipato a Camerota Live e al messaggio di prevenzione che ha introdotto la serata magica di sport. Assolutamente sì, stasera abbiamo raggiunto due obiettivi. Il primo, a conclusione di un bellissimo progetto Atletica Attiva che ci ha visto coinvolti con la podistica San Giovanni a Pio Corpo di Policastro, ha avvicinato tantissimi bimbi, molti di loro sono tra questi ragazzi che oggi hanno dato vita alla staffetta 6x200, quindi alla fine noi lavoriamo tra virgolette per avvicinare bimbi all'atletica leggera, ci stiamo riuscendo, grazie in particolare al professore Colarusso, sempre presente con la sua professionalità e passione per far sì che i progetti poi si concretizzino. Secondo obiettivo, un attimino più importante, Enzo converrà con me, legare il nostro nome, le nostre finalità a qualcosa di un attimino più elevato. In questo caso abbiamo voluto lanciare, attraverso la sensibilità di tanti professionisti nel campo scientifico, medico, artisti, abbiamo legato il nostro nome ad un'iniziativa che ci ha visti protagonisti per dare un segnale positivo alle donne che purtroppo sono state colpite da tumore al seno. Oggi c'è stata una partecipazione straordinaria che hai visto anche tu con questa simbolica passeggiata solidale. Quindi io come presidente sono più che soddisfatto e ringrazio tutti i partecipanti. Grazie a te Marco. Grazie ragazzi, allora ci siamo? Momento della premiazione, partiamo dalla quinta così come si fa alle Olimpiadi, in genere si parte dalla terza, ma in questo caso esageriamo, sono le prime tre, ok, allora terzo team, ragazzi devo mettere gli occhiali, siete giovanissimi quindi io devo recuperare un po', terzo team, Carmelo Calicci a rappresentarlo, ma tutto il team. Camerota SOS Sorriso. Applauso di Marina di Camerota, facciamoci sentire.
Lui rappresenta il team, ma l'insieme dei ragazzi che hanno fatto parte della staffetta. Nostro grazie. A fianco, ragazzi. I ragazzi della squadra potete mettervi a fianco. Secondo team, hanno chiuso in 3, 58 e 50. Marina Kids con Domingo Forte a rappresentare. Presidente Greco a premiare. Presidente, saremo velocissimi nella consegna dei premi perché avremo una marea di premi da consegnare. Il team vincente, 3, 29 e 22 il time all'arrivo, tempo da battere per il prossimo anno. Samuele Finamore a rappresentare, San Giovanni a Piro Green. Premia il presidente Sandro Del Naia. E l'applauso di Marina di Camerota per questi splendidi giovanissimi protagonisti. Facciamoci la foto, ragazzi. Tutti a fianco del palco, a fianco, così ci facciamo vedere. Dagli operatori, dalle macchine fotografiche, Sandro, vieni. Enzino, vieni che te lo meriti tutto. E la gioia dei ragazzi, grazie ad Enzo che ha coordinato l'insieme della macchina operativa e dell'organizzazione. Questa è pura passione. E di nuovo l'applauso per i giovanissimi della 6x200.